Dai, per favore. Giovanni, chiudi, per favore. Chiudi. Per favore. Per favore. Ragazzi, per cortesia, questo è troppo. Questo è troppo. Basta. Basta. Non andiamo a un balletto. Abbiamo un appuntamento, per cortesia. Signori. Per cortesia. Signori, per favore, alle 8 abbiamo un appuntamento. Dai. Grazie, grazie. Basta. Sindaco, sarà una seduta pubblica? La chiamata? Oh, qualcuno del direttorio l'ha chiamata? Fermi, ehi. Sindaco! Io sono con il sindaco! Permesso? Basta, basta. Ma siete consiglieri voi? Fa la domanda sul perché sono stata espulsa. Sono stata espulsa per omessa denuncia. Non voglio dare valutazioni politiche, perché in questo momento non è il caso, non mi sembra il caso di fare valutazioni politiche della questione, quindi chi le vuole fare, insomma, le fa a prescindere. Lei sarebbe stata espulsa perché non ha denunciato minacce che lei ha detto che non ha avuto. Esatto. No, perché dall'audizione di questa sera questo emerge, cioè che lei è stata espulsa perché non ha denunciato minacce che ha detto che non ha avuto. Sì. Questo è il punto, la domanda sì. C'era su questo. Io voglio... Presidente, la chiedo una cosa sull'espulsione, non è... stato chiamato a chiarire prima di andare avanti, Presidente, perché la domanda nel secondo giro. Vabbè, però noi andiamo avanti costruendo cose su una falsità, cioè che è stata espulsa perché per mancato missione, non è così, Presidente, tutti rispetto... Io penso che questa possa essere oggetto della seconda domanda che tocca al vostro punto. Come questo riesce, Presidente? Se adesso però dobbiamo rincarare adesso questa storia che è sbagliata, quando in realtà è stato perché preso atto che a quattro alcuni voti venivano dalla camorra, hanno chiesto al Consiglio di fare un passo indietro che non ha voluto fare, lì c'è stata l'espulsione. Allora, se la mettete su questo punto, adesso scusatemi, se la mettete su questo punto e vi consiglio di fare la domanda organica nel secondo. Presidente, infatti stiamo aspettando, lo scrittorio stiamo aspettando. No, stiamo aspettando, ma molto tranquillamente, aspettate e consiglio di farlo, perché se si interrompe su questo punto, vale quello che è stato detto. Un momento, onorevole Duva, la chiedo per cortesia, perché se lei interrompe su questo punto, le dico che tutti i titoli dei siti di questa audizione portano questa dicitura: da luglio avevo chiesto l'espulsione di Del Roppio. Quindi, per cortesia, te parlate dopo di questa fase, perché mi sembra una semplice interruzione ad una affermazione come questa, mi sembra che non sia neanche opportuna da parte vostra. Presidente, però sarebbe il caso. No, che gli altri non è il caso. No, hanno interrotto solo i chiarimenti delle loro domande. Va subito con le pressioni da parte di Giovanni Del Roppio per farmi incontrare con degli imprenditori. Queste pressioni politiche mi portano a una decisione molto forte. Giovanni Del Roppio, che aveva la mia totale fiducia, era colui che sarebbe dovuto diventare, in quanto primo eletto, Presidente del Consiglio Comunale di Quarto. Dico chiaramente nel Consiglio Comunale che ha perso la fiducia del Sindaco, e quindi l'elezione del Presidente del Consiglio di Quarto non diventa Giovanni Del Roppio, ma un altro. Io avevo percepito delle pressioni, però in quel momento era difficile capire se fossero pressioni politiche o meno. Fondamentalmente io non mi sentivo minacciata da Giovanni Del Roppio, l'ho sempre considerato molto molto guascone, perché questa è la parola che veniva utilizzata, troppo esibizionista e anche eccessivamente ingerente nella scelta. Lui cercava di prevaricare costantemente, ma non si capiva mai il confine della prevaricazione quale fosse. Già da luglio, quando ci sono state le pressioni per lo Stato, per me sono state gravissime, perché erano lontanissime da quello che era la concezione, non solo del movimento, ma quella che era una concezione istituzionale, che il sindaco dovesse incontrare degli imprenditori privati per la gestione dello Stato. Per me era una cosa grave, e infatti ho chiesto l'espulsione già allora di Giovanni Del Roppio. Questo non è avvenuto, perché non c'erano i motivi per tale espulsione, e... A dire ovviamente del direttore, non c'erano i motivi per l'espulsione. Ci fu pure a luglio una riunione, sempre per questa questione stadio, in cui partecipò anche Roberto Fico, e lì pure ci furono delle discussioni, per cui io ritenevo che in quel caso Giovanni Del Roppio avesse completamente abbandonato non solo la linea del Movimento 5 Stelle, ma una linea istituzionale.
È inutile avere le mani pulite se poi uno le tiene in tasca. Il Movimento 5 Stelle ha avuto l'occasione di combattere il malaffare in prima linea con un suo sindaco, che lo ha fatto, cioè lei, ma ha preferito scappare a gambe levate, smacchiarsi il vestito, buttando anche il bambino insieme con l'acqua sporca.